firmato in Consiglio regionale il protocollo d'intesa tra il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria Carmelo Cantone, il garante dei detenuti della Toscana Giuseppe Fanfani e i garanti comunali, alla presenza del presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo. L'obiettivo preposto dal protocollo d'intesa è un impegno reciproco per realizzare la più ampia collaborazione nella tutela dei diritti dei detenuti, nel miglioramento degli standard di qualità della vita e nel rispetto della legalità negli istituti penitenziari della Toscana. Io ho deciso subito di aprire la porta del Consiglio regionale per la firma di questo protocollo perché non appena insediato ho detto che vorrei che questo luogo, il Consiglio regionale, fosse il luogo per dare voce a chi ha meno voce, i detenuti ne hanno davvero poca. Vorrei che questo rapporto crescesse sempre di più per fare in modo che ci fosse ancora di più un processo di reinserimento da parte dei detenuti nella vita normale, non appena termina la loro esperienza carceraria. Io penso che un paese, una democrazia si misuri sul livello della qualità delle sue carceri, per questo sono stato al Don Bosco, per questo sono stato a Pisa, sono stato a Sollicciano, a Firenze, insieme al sindaco Nardella abbiamo lanciato l'idea che venissero vaccinati subito la polizia penitenziaria, i detenuti. Sono contento che il ministro Cartabia lo abbia messo subito in atto, ma questo non basta. Noi dobbiamo lavorare perché abbiano dei luoghi ancora più accoglienti, ci siano le condizioni perché davvero ci possa essere un cambio di passo in questa direzione. Io continuerò il mio giro nelle carceri toscane insieme al garante, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo, e alla fine vorrò mandare un report al ministro della situazione delle nostre carceri, perché davvero più attenzione noi ci mettiamo, più abbiamo la possibilità di reinserire in una vita piena di opportunità anche chi sconta la pena nelle carceri. Il carcere è un luogo di sofferenza, in relazione al quale tutti gli operatori e tutte le figure istituzionali che sono chiamate a confrontarsi con essa devono avere una particolare attenzione. Abbiamo cercato di mettere assieme al provveditorato tutti gli aspetti particolarmente delicati di questa situazione e li abbiamo tradotti in un protocollo d'intesa che fa sì che tutte le garanzie costituzionali per i detenuti, che vanno dalla salute all'istruzione e quant'altro noto, vengano correttamente attuate. Voi tenete presente che quando un detenuto entra in carcere ha bisogno di tutto, perché è sostanzialmente rimesso a quelle che sono le attività esterne. Ha bisogno di garanzie sulla salute, sul vitto, sugli spazi esistenziali, che non sono soltanto quelli fisici, all'istruzione e via via. Abbiamo cercato di creare le condizioni perché attraverso un colloquio continuo e fattivo queste garanzie siano realizzate. Siamo andati a un rinnovo e una rivisitazione di accordi che già in passato insistevano sulla Toscana, con uno spirito ben preciso, quello di riuscire a fissare, come si suol dire, delle regole d'ingaggio tra noi, amministrazione penitenziaria territoriale, e i garanti, il garante della regione toscana e i garanti locali. Condividere delle regole, condividere soprattutto delle forme di collaborazione il più immediate possibili, per abbattere anche la quantità di ostacoli burocratici che a volte ci possono essere nelle attività quotidiane, facilitare la comunicazione con gli istituti, facilitare lo scambio di informazioni fra di noi, cosa che è particolarmente importante in questa fase della vita del mondo penitenziario nel Paese. Veniamo da un anno difficilissimo, abbiamo la necessità tutti di mettere fuori la testa e di riprendere una serie di collegamenti, di azioni buone all'interno degli istituti. Allora un grande patto con i garanti del territorio è fondamentale proprio per incrementare la presenza del territorio all'interno degli istituti. Su questo ovviamente l'accordo è fatto con il provveditore regionale, ma insieme con me e con noi ci sono ovviamente tutte le realtà penitenziarie del nostro territorio. Le attività di vaccinazione, la Regione ci ha assicurato, c'è stato sempre uno stretto collegamento con l'assessorato regionale alla sanità,
le operazioni di vaccinazione inizieranno sia per il personale che per i detenuti e all'interno dei nostri istituti inizieranno dalla metà di marzo. E in questi mesi abbiamo visto, con un lavoro paziente direi da parte di tutti, degli operatori nostri, di chi ci aiuta dall'esterno, degli operatori sanitari che hanno fatto un lavoro enorme, ma anche da parte dei detenuti e delle loro rappresentanze, col passare del tempo abbiamo visto in questo territorio una forte comprensione delle difficoltà. È un territorio che fortunatamente, aggiungo, rispetto ad altre regioni, è stato molto meno penalizzato in termini di focolai all'interno degli istituti. Questo sicuramente anche grazie alle buone prassi che sono state instaurate con le autorità sanitarie, con la regione Toscana. Pensiamo che, insomma, con l'arrivo della primavera si possa cominciare a ragionare di altro, si possa cominciare a potenziare gli ingressi negli istituti delle persone che collaborano all'esterno alle attività. La situazione, pur in tutte le difficoltà, mi sembra, anche le risposte che gli operatori ci danno rispetto alle condizioni delle persone detenute, le risposte che vediamo sono piuttosto buone. C'è un grande esercizio di pazienza da parte di tutti e confidiamo che continui. In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, il Consiglio regionale ha premiato 5 donne della Toscana che si sono distinte per merito, volontà e ingegno attraverso una cerimonia a cui hanno partecipato il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, i membri dell'Ufficio di Presidenza e il Presidente della Giunta regionale Eugenio Giani. I riconoscimenti sono andati a Teresa Fornaro, ricercatrice all'INAF di Firenze, unica italiana tra i 13 scienziati che partecipano alla missione Mars 2020, Claudia Sala, responsabile del Med Lab di Toscana Life Science, che con il suo gruppo di ricerca ha individuato e brevettato per primi in Italia gli anticorpi monoclonali per la cura dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Ad Elisa Volpi, fiorentina ricercatrice all'Università di Ginevra, vincitrice del premio internazionale Jean Blondel, assegnato dall'European Consortium for Political Research, un'associazione che riunisce le maggiori università e associazioni di studi politici in Europa, ad Ambra Sabatini, atleta che a 19 anni ha fatto il record del mondo sui 100 metri nella categoria T63, in cui gareggiano gli atleti che hanno subito l'amputazione sopra il ginocchio e parteciperà alle Paralimpiadi di Tokyo. A Chiara Sacco, atleta di canottaggio, che oltre ad avere ben 5 record del mondo nella disciplina indoor rowing e vari titoli di campionessa italiana, vanta ben 2 ori sia nel doppio femminile con Federica Matteoli, sia nel doppio mix uomo-donna ai mondiali di canottaggio in Ungheria, categoria Master. Ma in un giorno come questo abbiamo voluto premiare 5 donne che stanno portando in alto il nome della Toscana, dell'Italia nel mondo, ognuna nella loro disciplina, nella ricerca, nello sport, mondo culturale. Noi in questo momento vogliamo mandare un messaggio forte di speranza che la Toscana deve ripartire guardando al futuro con gli occhiali delle donne. Io penso che in un momento come questo dobbiamo mettere in campo risorse esattamente in questa direzione. La nostra proposta di legge che abbiamo fatto durante la campagna elettorale è quella di dare l'asilo nido gratuito a tutte quelle famiglie che hanno un ISEE sotto 40.000 euro, è un modo per dare risposte ad un welfare che richiede, come dire, un ruolo più forte ancora delle donne nella nostra società. Tanto possiamo fare, ma tanto usiamo questo momento per dire grazie per tutto quello che loro hanno fatto per noi. Io penso a Claudia Sala e all'importante lavoro di ricerca sui monoclonali che potrà aiutare a curare i malati Covid nella fase iniziale, oppure a Teresa Fornaro e al lavoro enorme che sta facendo per portare e a conoscere tutto ciò che c'è oltre la Terra e che c'è su Marte. Insomma, a loro un grazie di cuore, e oggi questo è un segno importante. Io dico che sempre la festa della donna va festeggiata finché nel mondo non ci sarà una sola donna a non avere gli stessi diritti che abbiamo noi uomini, e per questo vogliamo tenere alta l'attenzione su questa giornata così particolare.
Io direi che almeno per questa missione della NASA, Mars 2020, non ci sono discriminazioni reali. E un esempio appunto che il capo del progetto scientifico è una donna, anche la manager del progetto scientifico è una donna e siamo stati selezionati a novembre scorso 13 scienziati per supportare le attività del rover attraverso degli studi complementari. Di questi 13, 7 siamo donne giovani, ecco, io sono l'unica italiana tra questi 13 che è stata appunto selezionata, però appunto è un buon segnale, molto positivo, proprio perché la scienza non guarda al genere ma guarda alle capacità della persona individuale. In questo caso appunto queste 7 giovani donne hanno mostrato di avere un progetto degno di essere appunto selezionato dalla NASA per aiutare a fare delle grandi scoperte con il rover Perseverance sulla superficie di Marte. Se voi avete una passione che è quella della scienza, perseguitela, non abbiate paura degli ostacoli, non abbiate paura di non riuscire a conciliare lavoro con la famiglia, perché appunto quello che serve è soltanto l'impegno, la perseveranza, ecco, per rimanere in tema di questa missione della NASA. Basta perseverare, credere nei propri sogni e si può raggiungere qualsiasi obiettivo, bisogna soltanto impegnarsi, ecco, mai preoccuparsi di essere discriminati. È più difficile portare avanti una carriera accademica, è più difficile perché devi prendere delle scelte eventualmente spesso. La carriera accademica ti richiede un'estrema flessibilità che spesso se hai famiglia magari non sei disposta, a seguire eventualmente, no? Semplicemente cambiare città, cambiare paese tutte le volte solo perché c'è un posto disponibile. Ecco. Quindi, e penso sia più difficile forse se sei donna che uomo. Prendere questo tipo di decisione. Penso sia molto importante avere dei compagni che ti supportano, quindi credo anche che giochino un ruolo molto importante gli uomini e poi chiaramente a livello politico cercare di favorire asili nido o politiche in qualche modo, non ti costringano a scegliere. L'invito è quello che abbiamo sentito da più parti, cioè quello di non arrendersi e di combattere. Il combattere contro la malattia, sì, allora si combatte con il vaccino, si combatte accettando la campagna vaccinale, si combatte anche, diciamo così, sul campo come noi stiamo facendo con la ricerca di nuovi metodi di cura, si combatte anche formando le nuove persone, le nuove generazioni che ad esempio nel nostro laboratorio stanno imparando a diventare ricercatori e questo è un qualcosa a cui io tengo in modo particolare e ve lo dico con molto orgoglio che nel nostro laboratorio avremo presto la prima tesi di laurea di una ragazza che si va a laureare proprio avendo lavorato per 6 mesi su questo progetto di ricerca dedicato al Covid. Allora, questo premio per me significa tanto perché comunque rappresenta quello che le donne possono fare e nel caso mio possono fare nel campo sportivo e sono orgogliosa di essere affiancata da queste altre magnifiche donne. La forza delle donne è molto importante per far sì che tutto vada avanti. Abbiamo già visto come tutte noi abbiamo raggiunto risultati strepitosi e possiamo ancora raggiungerli. La mia storia nel canottaggio inizia da piccola, io ero una bambina in sovrappeso e tutti mi prendevano in giro, ero un po' bullizzata, diciamo, come si direbbe oggigiorno, no? E iniziai questo sport, diciamo, all'inizio per dimagrire e poi mi sono appassionata, il mio corpo è cambiato, è diventato tonico, atletico e ho acquisito autostima, ho acquisito anche forza caratteriale, ho imparato a non mollare mai, a credere nei miei sogni. E ho cominciato anche a vincere tante gare e poi a 18 anni sono entrata nel giro della nazionale. Purtroppo quando era il momento di partecipare ai mondiali junior mio padre è venuto a mancare e quindi ho interrotto la mia attività agonistica. Però si sa, gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano e nel 2013 ho aperto la mia associazione sportiva a Chiusi e adesso attualmente insegno anche ai bambini infatti. E ho raggiunto tutti i traguardi che mi ero prefissata e avevo lasciato incompleti. Il messaggio che voglio dare a tutte le donne è che essere donna è un privilegio e che noi donne dobbiamo sempre lottare per far sì che siamo rispettati in ogni ambito, sia lavorativo che sportivo che sociale. E io che sono una sportiva spero tanto che
non ci sia più la differenza tra sport maschile e sport femminile e che si prenda in considerazione anche il discorso di far sì che le donne vengano riconosciute come sportive professioniste al pari degli uomini. Approvato a maggioranza dal Consiglio regionale della Toscana il bilancio preventivo economico per il 2021 dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Il bilancio prevede di chiudere in pareggio con un valore della produzione di oltre 3.278.000 euro, dei quali 3.037.000 derivano da ricavi per vendite di prestazioni. I costi di produzione sono pari a 3.268.000, di cui 17.000 per l'acquisto di beni e 2.715.000 per l'acquisto di servizi. Sì, abbiamo approvato il bilancio preventivo per il 2021 del bilancio di Artea, che ricomprende tutti i fondi europei FEAGA e FEASR. Sono molto importanti perché gestiscono una parte di un settore strategico per la nostra regione di oltre 3 milioni di euro e 137.000 prese in carico di imprese e di pratiche. E adesso siamo nella fase cruciale, infatti per il 2021 dovremo ultimare quella che è la gestione e la riscossione, il pagamento della fine fondi di questa fase, quindi fino al 2023 come data ultima, e cominciare a programmare il 21-27. Quindi con prospettive interessanti, perché ricordo che Artea non gestisce solo la parte dei fondi agricoli, benché preponderante, ma anche fondi europei, programmi regionali extra agricoltura. Quindi rimane un ente per noi strategico che ancora di più in questa fase dovrà occuparsi di relazionarsi con le aziende e con la regione per far sì che si riescano a spendere, come ben fatto fino ad oggi, tutti i fondi che arriveranno a questa regione. Il bilancio di Artea procede sugli stessi binari che abbiamo seguito finora, ma è il momento di un cambio di passo. Dobbiamo cominciare ad attivare maggiormente la digitalizzazione di quelli che sono i servizi alle imprese e per fare questo dobbiamo prevedere anche dei cambiamenti nella struttura dell'ente pagatore. Ancora oggi, come nel primo anno in cui ho fatto il mio ingresso in Consiglio regionale, ci sono dei fortissimi ritardi in alcuni pagamenti, che significa che alcuni imprenditori, anche giovani imprenditori e le loro famiglie, impegnano del denaro per aprire un'azienda, aprono fideiussioni, conti in banca e quant'altro, e magari si vedono arrivare dopo 2 anni e i soldi che magari erano riusciti ad ottenere grazie a un bando di finanziamento con Giovani Sì. Thank you.